iniziare. Allora, buongiorno, siamo in compagnia di Elisa Sesti dell'azienda Castello di Argiano, Sesti Castello di Argiano, le vorrei chiedere come prima domanda della nostra piccola intervista, potete raccontare in estrema sintesi la storia della vostra azienda e i ruoli che ricoprono le varie persone che vi lavorano? Allora, l'azienda, i miei sono arrivati, mia madre inglese e mio padre italiano sono arrivati nei primi anni 70 e si sono trovati in questo meraviglioso posto, Montalcino. L'azienda, avendo poi trovato un borgo abbandonato dagli anni 60, incominciano questo ruolo di restaurazione e col gelo del 75 incomincia poi questa nascita del vinicola piantando le vigne. È incominciato con mio padre, Giuseppe Maria Sesti. Lui negli anni, primi anni 80, aveva un ruolo un po' di fare traduceva quando, per le altre aziende, quando il mondo ha scoperto un po' la realtà di Montalcino. E allora aveva tradotto da Biondi Santi a nuove realtà come Banfi. Ha avuto una. Ha capito che tutte le sottozone, le varie stili di Brunello che c'erano. Aveva un'idea molto chiara quando ha incominciato. Quando ha incominciato, ha trovato Giuliano Bernazzi, che è con noi da quando aveva 18 anni. E insieme una realtà molto piccola, abbiamo cominciato credo con 5.000 bottiglie, è cominciata questa realtà. Io entro nell'azienda nel 99, e lavorando più che altro vigna e cantina, per poi nel 2003 di seguire anche la gestione dell'azienda per sé. Siamo una realtà piccola e in tre mandiamo avanti questa azienda. Perfetto. In questi anni cosa avete cambiato nella gestione della vigna? Ci sono state delle evoluzioni nel concepire le metodologie di lavoro? Avete intenzione di modificare alcune cose? Se sì, quali? Allora, noi lavoriamo con la natura e il vino si fa in vigna e ovviamente dal 2000 incominciamo a vedere dei cambiamenti climatici che poi nel 2003 diventano più estremi con il caldo del 2003. Allora noi dobbiamo seguire continuamente e cambiare anno per anno le lavorazioni in vigna, ma più che altro è la vite che ci dice cosa fare, lasciando più foglie. Potature rimangono più che altro le stesse. Ora recentemente con le nuove vigne un po' di Guyot, più che altro per selezione. Quello che abbiamo scoperto dopo il 2003 è che non sappiamo cosa la natura ci porterà. E allora abbiamo bisogno di più opzioni. Facciamo più lavorazione in vigna. Potature molto delicate, potature verdi molto delicate e più che altro entriamo e giochiamo con la vigna senza fare un lavoro estremo tutto in una mandata. Aspettiamo ogni se poche settimane, ogni mese di vedere quello che il tempo ci porta. Ci vuole pazienza più che altro. Comunque la filosofia continua nello stesso modo e le lavorazioni sono quelle più sovesci, su stress con le siccità del 2012-17 e cose del genere. Ok, benissimo. Vi confrontate con professionisti per la gestione delle varie pratiche agricole? Questi consigli hanno contribuito a modificare le vostre idee e di conseguenza le azioni intraprese? Noi lavoriamo più che altro in casa. E ogni tanto abbiamo delle consulenze da fuori, potrebbe essere anche di amici, quando facciamo degli assemblage, di avere un confronto
per vedere cosa sono le lavorazioni finali, ma generalmente i sistemi sono sempre molto naturali, concimi naturali, sovesci, vediamo sì cosa sta succedendo in giro, ma più che altro è lavorazione interna. Ok, come definireste lo stile di vinificazione che adottate? È cambiato negli anni il vostro approccio sia alla vinificazione sia alla maturazione dei vini? Ma in qualche modo non veramente. Noi abbiamo sempre vinificato in acciaio, fermentazione in acciaio, e abbiamo sempre usato la botte, botte media-grande. Siamo la prima azienda di avere, per esempio, il 750 litri di botte in cantina. Infatti abbiamo il numero uno di Gaberlotto, mai fatto. E non abbiamo mai voluto troppa concentrazione di legni, legni troppo nuovi. Non abbiamo mai usato la barrique negli anni del boom della barrique. Infatti noi eravamo un po' fuori moda, eravamo più sul classico. Perché i nostri vini non hanno bisogno di più concentrazione. Abbiamo un'esposizione e un microclima molto interessante. Abbiamo questo sedimento oceanico, abbiamo quest'area che viene dal mare a 30 chilometri. E allora quello che stiamo cercando è continuamente di continuare la lavorazione in vigna, portare la materia prima in cantina e poi dargli un polmone di espressione. Vogliamo che uno sappia che il vino viene da Castello di Argiano, che sia da questi terreni. Allora, in parte sì, nei primi anni forse erano tutte botti da 3.000 litri, ora abbiamo da 1.000, 750, 3.000, ma comunque come espressione vogliamo la purezza e non avere troppo legno, troppo in bocca nel vino. E a questo proposito, infatti, quali sono le qualità che vi proponete di ritrovare nei vini che realizzate? Ricchezza, freschezza, longevità, facilità di beva? Anche tutte, si può rispondere. Sì, la cosa più importante è che un vino è ben bilanciato. Quello di cui siamo molto orgogliosi è che anche annate difficili, dal 2003 al 2012, riusciamo a portare una freschezza nel vino che sia molto vivace, che anche il 17, non, alla cieca non si saprebbe che sia un 17. Allora sì, freschezza assolutamente, infatti le vigne sono piantate un po' più alte, non è alla bordolese. Cerchiamo eleganza, non troppa struttura, esattamente per quello non usiamo così tanti, usiamo legno ovviamente, per il Brunello invecchiamenti di 4 anni, riserva fino a 5 anni in legno, ma non per estrazione di legno. Eleganza, espressione, identità, riconoscibilità della zona, e dare una voce al Sangiovese nella sua bellissima eleganza, che si può solo avere se uno lavora bene in vigna. È un vitigno che non si può lavorare o cambiare in cantina. Allora sì, longevità, poi un vino bilanciato, trovo che le annate dal 95, io posso solo parlare da quell'annata lì, la prima annata, ancora una bellissima freschezza, eleganza. Allora viaggerò con i vini e tra 5-10 anni poi se ne riparla per longevità. Ok, perfetto. Grazie infinite. Speriamo di vederci presto anche dal vivo e non solo a distanza. Sarebbe bellissimo poter tornare. Speriamo che sia possibile fare una visita fisicamente prima possibile. Grazie infinite per la disponibilità e per tutte le preziose informazioni. Grazie. Grazie a te, Giovanni. Arrivederci.